La parola all'onorevole Bresso per 2 minuti. Prego, Mercedes. Grazie Presidente, intanto ringrazio il relatore per il rapporto. Noi pensiamo che i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo abbiano un ruolo complementare da svolgere nell'ambito dell'Unione, devono interagire in armonia in modo più efficace e dialogare in particolare sulle politiche più importanti. Troppo sovente ci riferisce negli Stati membri e nelle loro assemblee, ci si riferisce al deficit democratico dell'Unione, ma ci dobbiamo chiedere se viene veramente utilizzato a livello nazionale tutta la possibilità, vengono veramente utilizzati tutti gli strumenti possibili che sono già a disposizione. Come alcuni colleghi hanno ricordato, non sarebbe piuttosto più giudizioso stimolare una migliore cooperazione, coordinazione tra i Parlamenti nazionali e i loro governi? I governi dovrebbero, ad esempio, spiegare meglio le loro posizioni in seno al Consiglio, poiché i loro parlamenti possano reagire. E il rapporto va anche in questo senso. Ma anche il Consiglio stesso forse dovrebbe operare in modo più trasparente, rendendo più facile il controllo dell'attività dei parlamenti. In particolare, certamente, il controllo da parte dei parlamenti, dei governi nazionali, la pietra miliare del ruolo che devono giocare i parlamenti nazionali. Ed è necessario, ad esempio, di arrivare a un grado più elevato di controllo dei parlamenti stessi, ma anche da parte del Parlamento europeo, delle politiche fiscali ed economiche dell'Unione. È buona l'idea del rapporto di domandare che sia creata questa settimana parlamentare europea che potrebbe mettere insieme deputati nazionali, europei, commissari e anche l'organizzazione a scadenze regolari di dibattiti fra i ministri interessati e le commissioni specializzate dei parlamenti nazionali prima e dopo la riunione del Consiglio. Nello stesso modo sarebbe importante trarre tutte le potenzialità della conferenza interparlamentare nel quadro del Trattato sulla stabilità, la governance e la coordinazione delle politiche economiche. Noi riteniamo infatti che sia importante rafforzare l'approvazione nazionale del semestre europeo. Grazie ancora. Su alcune cose, come ha detto il relatore, non siamo d'accordo, ma sull'insieme del rapporto lo siamo. Grazie. Grazie. La parola all'onorevole Selimovic per 2 minuti, a nome del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa. Prego. Ringrazio il relatore, onorevole Rangel, e gli altri relatori ombra per l'eccellente relazione e la buona collaborazione.